Io dico no alla droga, questo è il titolo del convegno presentato questa mattina al nuovo Astra di Sassari e organizzato dalla polizia locale, finalizzato a un'attività di prevenzione del spaccio di sostanze stupefacenti sia all'interno del territorio comunale ma soprattutto rivolto alle scolaresche. Sono tante le massime autorità che hanno presenziato questa mattina, come il sindaco Campus, il presidente del tribunale di Sassari, Zani Boni, padre Morittu, fondatore della comunità Saspru, il comandante della polizia locale Gianni Serra e il giornalista Rai Gianni Garruccio. È particolarmente significativa la presenza di Gianpietro Ghidini, padre di Emanuele, un ragazzo giovanissimo che perse la vita proprio a causa della droga. La nostra polizia locale è veramente quello che si dice il front office, cioè è veramente la vetrina, è veramente il punto di contatto tra i nostri concittadini e l'amministrazione. In particolare quando si tratta di temi sensibili come quelli della protezione dei nostri giovani, come quelli della lotta alla droga e agli abusi, come quelli della lotta alla violenza nei confronti delle donne, e tutte iniziative che la nostra polizia locale sta portando avanti davvero con un'azione efficace. È evidente che laddove la prevenzione non è sufficiente si interviene anche con misure di contrasto, quindi con attività di controllo e di repressione dello spaccio e della detenzione, fini anche di consumo di sostanze stupefacenti. L'attività è stata particolarmente costante e puntuale. Abbiamo aperto i laboratori della legalità in tutte le scuole superiori, ma anche ovviamente a rafforzare i controlli. Controlli che ci hanno permesso di raggiungere dei numeri, diciamo tra virgolette, preoccupanti, perché sono, diciamo, dati che non sono superiori alla media nazionale, però è evidente che laddove anche si registra una sola situazione di spaccio rivolta alla popolazione studentesca, questo è motivo di preoccupazione. Nella qualità di presidente del Tribunale di Sassari, che naturalmente con i problemi della droga si confronta quotidianamente, certamente sotto l'aspetto repressivo, ma la valenza maggiore è forse proprio quello della prevenzione e del far capire che cosa vuol dire rifiutare certi comportamenti. La comunicazione è importante, perché se noi ci teniamo in casa o se noi questi studi, no, che vengono fatti li teniamo nel cassetto e li usiamo soltanto a scopi scientifici, non otteniamo il risultato che è quello di portare all'utente, in questo caso ai ragazzi, le informazioni necessarie per poter, non voglio dire imparare a vivere, ma per poter assaporare la vita in un modo corretto. Ma per prima cosa racconterò una storia vera, che è la storia di un padre che ha perso un figlio, perché quel figlio in una sera di 9 anni fa, era il 24 novembre 2013, non ha avuto il coraggio di dire no quando gli amici più grandi gli hanno offerto una droga sintetica. E dopo aver preso quella droga, come impazzito, si è buttato in un fiume. È importante sottolineare questo problema drammatico che stiamo vivendo, anche perché molta indifferenza e molti silenzi si stanno ereggendo intorno a questo pianeta. Devo dire che tutti gli elementi concorrono a dire che c'è sempre più droga nel nostro territorio, che ci sono più spacciatori e c'è più domanda da tutte le fasce d'età, dalle adolescenti sino alle fasce più anziane, diremo. E allora questo, rispetto a quanto stiamo facendo, è ancora troppo poco. Dobbiamo sollecitare soprattutto la prevenzione e poi avere un tavolo di concertazione con le comunità, i SERD e l'istituzione regione. Questo è quanto mai indispensabile in questo momento.